Secondo me si è giocato bene nel secondo tempo, poi abbiamo provato a riaprire la partita, abbiamo schiacciato Rimini che si difendeva e ripartiva, abbiamo creato anche delle occasioni per riaprire la partita, poi abbiamo fatto 3 gol da soli su errori nostri individuali e a quel punto la partita è stata in discesa, non guardo nemmeno il quarto gol che era finito, però no, si è fatto secondo me una buona partita contro una squadra che si difendeva con ordine, ripartiva e basta. Sì, quello che ho visto io è questo e secondo me la Pro Livorno oggi non ha giocato male, ha infarcito la prestazione volenterosa e anche di qualità con degli errori individuali che non ti puoi permettere, specialmente in queste categorie non te li permetti, però da quello che ho visto io l'abbiamo messo sotto il Rimini. Ma anche il secondo. Avevamo impostato la partita sul contropiede. Noi bisognava riprenderla, abbiamo accettato qualche rischio in più, però avevamo creato delle premesse che il portiere Rimini ci ha levato con delle ottime parate. Sì, certo, sì, sempre sinistra. No, il rigorista non si cambia e quando vai sul dischetto è un gioco mentale perché il portiere di sicuro, come noi sappiamo per esempio, Butai preferisce calciarle alla propria sinistra e gli altri sanno che Rossi volentieri la incrocia sul dischetto. All'andata ha preso il palo, e palo interno e ha attraversato tutta la linea e è andato fuori. Oggi l'ha parato perché l'ha tirato anche, sai, intuisci la parte, se è tirato bene non la prendi perché poi Rossi c'ha il tiro secco, ce l'ha incrociato e lì è così, è un gioco mentale che se Giacomo va sul dischetto e gliela apre sapendo che Scotti va sulla propria sinistra all'80% se andava sul 2-1 e poteva cambiare tutto. Sì, questo è un limite. Oggi l'abbiamo visto con degli errori di valutazione individuale, ci siamo fatti dei gol da soli, quello che abbiamo visto tutti. Proponiamo un gioco offensivo che ci lascia a dei rischi che giocatori di valore che troviamo in Serie D tante volte non perdonano. Che ci sia sempre qualcosa da migliorare è innegabile perché secondo me questo è il percorso di crescita fondamentalmente, ma in generale, no? Se uno ha voglia di imparare e di crescere deve sempre migliorare, quindi cercare in tutti i modi di limitare al massimo gli errori, considerando che comunque gli errori si faranno sempre, no? E cercare di limitarli non vuol dire eliminarli del tutto perché secondo me una partita perfetta non ci sarà mai, non esisterà mai, però ecco, limitare gli errori vuol dire no, conoscere i propri limiti e quindi cercare di limitare, come dicevo prima, gli errori al massimo. Però poi il risultato oggi secondo me è stato ottenuto perché siamo stati superiori fondamentalmente. Non è stato lo stesso mister della Pro Livorno Beh, che hanno dominato il tema. va bene. Io preferisco. Ha detto così, però non è No, vero. Ha no. detto che Rimini si è difeso bene e ha giocato solo Ha detto però dominato. Va bene. Nel senso, va bene. Ieri sera il Bayern Monaco credo che abbia fatto il 70% di possesso palla e in realtà ha passato il turno il Paris Saint-Germain, così come il Sassuolo con l'Inter ha fatto circa il 70% di possesso palla e ha vinto l'Inter, quindi mi interessa poco avere il possesso palla. Tu hai detto giocare bene, giocare male, dobbiamo fare punti, e così è. Sì, io credo che essere concreti vuol dire essere concreti, no? E poi per carità, tutti
tutti gli allenatori vogliono che la propria squadra giochi bene. A mio avviso oggi il primo tempo in modo particolare l'abbiamo giocato veramente bene, nonostante siamo partiti con quei 3-4 minuti di ritardo, no? Però questa volta non ci ha condizionato, perché la prima azione subito dopo aver subito il gol è stata un'azione propositiva. E da lì in poi è chiaro che pronti via non è facile, no, andare sotto di un gol, però è pur vero che abbiamo concesso un paio di ripartenze loro, però noi siamo riusciti a ribaltarlo subito il risultato, a mio avviso giocando una grande prestazione già dal primo tempo. Il secondo tempo è stata un'altra partita, sicuramente ci siamo difesi meglio e sicuramente abbiamo cercato di più le ripartenze. Ciò non toglie che loro non hanno mai tirato in porta se non calcio di rigore, il gol, il calcio di rigore, il colpo di testa che ha parato Scotti. Come al solito, anche nostro, se qualche anno fa, il campionato di Rimini si decide a quanto ripete, il piano scritto si decide a cosa? A più di fuori, perché con i tiro lenti si gioca un po' di capolista, se Rimini inizia da qualche e che ancora non avrà e quindi può farsi di sotto. Poi, secondo me, io ho una sensazione che in questo campionato, quando gli altri vedono le vittime che dice quanto uno che ne vince, incominciano ad avere paura, perché non è come se una striscia positiva, non so, gli altri formazioni fanno, la vittime mi fa paura, dice, per questo aspetto. Ma io non ci credo a queste cose, quindi che il Rimini in questo momento faccia paura all'Aglianese, al Fiorenzuola e all'Entigione, vorrei che fosse così, però alla fine la classifica è questa, la classifica parla chiaro, sono numeri e i numeri non sbagliano mai, siamo lontani dalle prime tre posizioni, nonostante noi dobbiamo giocare ancora tre partite, però come avete visto oggi, le prime tre hanno vinto tutte e tre e noi abbiamo vinto, che era quello che alla fine poi contava più di tutti. Io, come vi ho detto già qualche altra volta, e vado a guardare i risultati, è chiaro che guardo i risultati delle prime in classifica, no? Non posso dire che non lo faccio, perché mi piace guardare in alto e mi piace guardare in avanti, però anche andando a Fiorenzuola e andando ad affrontare comunque una squadra non in forma, molto più in forma di quello che sembra, è dura e possiamo anche vincere. Non credo che loro abbiano paura del Rimini in quanto Rimini, loro a mio avviso stanno avendo questo rollino di marcia perché loro rispettano e hanno timore di ogni squadra che affrontano, a prescindere da come si chiami, altrimenti oggi sarebbero andati a San Mauro con la puzza sotto il naso e invece non è stato così. Io quando mi viene da ridere, perché quando ho preso gol, no, io pensavo e vabbè, ho detto io, poi mi vengono a dire che l'ho preparata male, ma in realtà non siamo ancora scesi in campo, faccio fatica anche a prepararle male le partite, no? Così male, insomma, è dura prepararle, no? poi ci ho riso su, cioè mi sono avvelenato, quello è vero, però poi ci ho riso su perché 95 minuti sono lunghissimi per ribaltare comunque un risultato, quindi se noi, siccome i ragazzi ne avevamo già parlato di questo, ne avevamo parlato con il sorriso, io credo che sia stato molto più producente, no, parlarne col sorriso che con le urla, insomma. Sì, sì, assolutamente sì. In questi giorni, in questi due giorni che abbiamo preparato la partita, io ho battuto e ribattuto proprio su questo punto qua. Loro hanno, a mio avviso, i giocatori offensivi che sono molto, molto bravi a cercare il terzo uomo, molto bravi nelle giocate strette, nell'attacco dalla profondità, però poi, secondo me, non sono supportati da una buona linea difensiva, no? E lì era quello dove abbiamo lavorato per cercare gli spazi e per cercare
renderli, come vi posso dire, più vulnerabili. Beh, diciamo che l'andata l'ha calciato bene, ma altrettanto oggi a mio avviso è partita forte, angolata. Probabilmente Scotti ha avuto più esperienza e più reattività di Rossi, diciamo così, no? Perché a mio avviso è stato calciato forte ed angolato, però Scotti è stato molto bravo, direi. Sì, dai, sono contento. Oggi abbiamo fatto un'altra prova importante, un'altra prova di carattere, perché siamo andati sotto dopo un minuto, ma la squadra ha reagito bene. Siamo contenti per il risultato perché stiamo attraversando un periodo ottimo, secondo me. La squadra sta bene e siamo contenti, dai. Sì, no, sono molto contento, dai, fortunatamente sto ritrovando il gol, spero di continuare a dare una mano alla squadra. La doppietta di oggi, c'è stato uno fortuito, il primo fortuito sul calcio d'angolo, la palla è rimasta lì, il secondo mi ha fatto l'assist alle Peccio, la palla si è alzata, ho calciato senza pensarci e è andato sotto la traversa. Obiettivi soliti che ci siamo prefissati fino adesso, guardare partita dopo partita e guardare sempre la partita dopo e far sempre la prestazione che abbiamo fatto oggi. Se ci volete pensare voi, noi pensiamo partita dopo partita. Se voi volete pensare ai playoff, va bene. Noi pensiamo partita dopo partita, ci siamo messi in testa questa cosa qua e lo stiamo facendo bene e andiamo avanti su sta strada. Infatti ho ringraziato più volte Ciccio che l'ha parato, l'ho ringraziato più volte, ho chiesto scusa un sacco di volte a tutti quelli della squadra perché mi sentivo veramente in colpa e per fortuna è andata bene, e così dai, per fortuna è andata bene. Sì, c'era. Sono arrivato convinto di prendere la palla, invece lui è stato bravo a mettermi il piede davanti e ho pagato anche un po' di inesperienza in questo ruolo, però alla fine è andata bene. A Ciccio, sì. All'altro Ciccio Casolla. Quindi dai, alla fine sono contento, soprattutto del risultato, perché ci serviva. Sì. Non mi trovo male, perché... Sì, però... Dai, alla fine non mi trovo così male, comunque mi stanno dando tutti una mano a provare questo nuovo ruolo e sinceramente non mi trovo così male, dai. Per me lo posso fare tranquillamente alla fine. Devo imparare un po' a difendere, ovviamente, però si può fare, dai. Sì, per forza. È ovvio che si dice che si guarda solo davanti, però io sono l'ultimo a sperare che vinciamo, veramente. Io spero che con tutto il cuore che riusciamo almeno ad arrivare al photo finish per giocarcela, però adesso bisogna guardare alla prossima e basta. Per provare a giocarcela, ovviamente, per provare a vincerlo. Poi si vedrà verso la fine. Adesso dobbiamo pensare al Fiorenzuola e poi alla partita dopo e così. Io ci spero, poi dopo sta agli altri a sperarci. Sarà fondamentale. Sì, sì. Sì, noi andiamo a giocarcela per vincere, sperando di vincere, mettendocela tutta, però anche se si pareggia non è che muore nessuno. Comunque bisogna guardare partita dopo la partita, perché non è che dopo Fiorenzuola finisce il campionato comunque. Quindi bisogna continuare a giocare e provare a vincerle tutte da qui alla fine. Sì, siamo stati un po' leggerini forse, cioè, sono stato anch'io protagonista dell'azione
sfortunata, diciamo. E pronti via c'è stato questo contrasto che non, sinceramente non sono neanche entrato leggero, sono entrato per calciare forte, poi un po' di sfortuna, un po' di... Sicuramente potevamo e potevo fare meglio, siamo andati subito sotto, infatti per quello dai, mi gira un po' le scatole, però sono contento per come poi è andata tutto il resto della gara, dai. Meglio prendere un gol al primo minuto che all'ultimo. Sì, anche se tocca sempre stare sul pezzo, perché poi dopo... Ciccio, oltre ad aver parato a rigore nel secondo tempo, in una o due occasioni è stato bravo, ci ha salvato e bisognerebbe cercare di non concedere neanche quello, però sinceramente loro davanti oggi avevano un tridente molto bravo e quindi dai, ci sta concedere due o tre occasioni a una squadra con queste qualità offensive, però dai. L'importante è che abbiamo ottenuto un risultato importante, che lo volevamo nonostante essere andati sotto, che ora penso dai, ci possa lanciare per consolidare, ecco, intanto la posizione dei play-off, che comunque non è scontata neanche quella, perché ancora noi dobbiamo fare 11 partite, cioè è un terzo di campionato ancora, quindi... Siamo lì, vediamo dove possiamo arrivare, non dico partita per partita perché non piace più ormai, viviamo la giornata a sto punto. E come partita per partita? Neanche, anzi, meno, giorno per giorno, ora per ora. Sì, potevo sinceramente, dai, spero da qui alla fine di poter riuscire, dai, spero che sia un po' nell'area, c'era andato vicino, mi sembra, un paio di partite fa e speriamo, dai, l'importante è... Preferisco da una parte non subire il gol, poi se viene anche quello per l'occasione per farlo, ben venga. Sì, sicuramente nell'ultimo mese e mezzo, da quando comunque avevamo avuto un periodo un po' difficile, cambi allenatori, situazioni un po' così, e abbiamo visto perdere un po', diciamo, l'obiettivo del primo posto, che comunque tutt'oggi resta molto lontano. A quel punto ho detto va bene, dai, inutile pensare così in grande. E forse ecco, ci ha reso un pochino più sereni a livello mentale, però ecco, ciò nonostante credo anche il fatto che il fatto di giocare ogni 3 giorni ti liberi ulteriormente di più a livello mentale, perché non hai neanche il tempo né di gioire se ti va bene né di arrabbiarti troppo, fasciarti troppo la testa, perché già 3 giorni dopo devi giocare, quindi... Anche quello ti costringe un po' a essere un po' più spensierato, perché poi dopo c'è subito un'altra gara subito dopo, quindi ci sta, dai.